si sono riscontrati all'interno del sito Caffaro cromo e mercurio che sono emessi, sono rilasciati dagli impianti non bonificati o non tenuti come dovrebbero essere. L'altro è l'aspetto del mercurio, dell'ex impianto clorosoda dismesso, ma che evidentemente non sono stati bonificati. Mi sorprende che non siano state fatte le opportune verifiche per la messa in sicurezza degli impianti dismessi. Questo è un punto, diciamo, nuovo emerso in questi giorni, sul quale la magistratura ha aperto giustamente un'inchiesta. Gli esiti delle indagini epidemiologiche principali sono lo studio Sentieri nelle sue diverse tappe, attraverso principalmente l'acqua, i reflui degli impianti di PCB, hanno trascinato una contaminazione pesantissima e diffusa di diossina e il mercurio. Lo studio Sentieri nelle sue varie tappe ha determinato che vi erano alcuni eccessi di mortalità, di incidenza per melanoma, tumore della mammella e linfomi non Hodgkin, almeno nella tappa precedente. Nell'ultima revisione, aggiornamento dello studio, queste emergenze paiono attenuate, probabilmente perché nel tempo gli effetti dell'inquinamento si diluiscono. Non vi è solo un problema di tumori, però vi è una relazione tra PCB e insorgenza di alcune malattie cronico-degenerative come l'ipertensione e il rischio di malattie cardiovascolari. Sarebbe utile capire se le esposizioni attuali, soprattutto delle madri in gravidanza, e che si possono ripercuotere sui figli, come ISDE abbiamo sottolineato in passato, è un campo di attenzione che andrebbe prestato. È evidente che la bonifica è necessaria su un sito che è già documentatamente pesantemente inquinato.